Ave, spesso ci si sente dire o comunque si considera di dover cambiare per migliorare, specialmente le persone più pratiche, in particolare le donne, hanno questa caratteristica di cambiare anche radicalmente, o almeno di illudersi, di volere, di impegnarsi a cambiare. Per poter meglio affrontare la vita, conoscerla, vivere. In realtà sì, c'è una buona probabilità che questi anche quei cambiamenti così, anche radicali, non meri cambi di tinta o di capelli o di abbigliamento, possano effettivamente produrre, aiutare in quella catarsi che rappresenterebbe uno dei più importanti e forse magnifici sensi, significati dell'esperienza di vita umana. Però ritengo che l'essere vada ricordato, l'essere sé, più che altro, più che cambiare sé, bisognerebbe cambiare, non so, aumentare punti di vista diversi, diverse considerazioni, ampliare la propria capacità di attingere informazioni, di verificare, di confrontare, di considerare quindi i propri sensi. Quindi più che un cambiare sé, forse è direttamente un migliorare, un vero emanciparsi, una vera evoluzione nel momento in cui ci si riprende qualcosa di proprio, si è coerenti a se stessi, poiché cambiare sé spesso può portare a una imitazione. Ah sì, l'imitazione, o laddove un consiglio, un esempio addirittura divengono una specie di riferimento inderogabile, e non un'elevazione del sé. L'elevazione del sé è l'unica cosa che ci consente di dare senso a un'esperienza mortale, finita, limitata, in cui più si è coscienti della vita, dell'essere, di sé, dell'intelletto, del proprio pensiero, più ci si sente chiaramente prigionieri, più ci si sente vincolati a commettere nuovi errori da dei vincoli che sembrano, come dire, coinvolgere, obbligare, quando poi dovrebbero essere invece tutti e tutto, soggetto a una propria precisa, volontà, volontà di essere, volontà di potenza. Il concetto è quindi di una catarsi, di un riconoscimento, di un simbolo di se stessi, più che di un mero cambiamento, un attingere, ecco, a cose apparentemente diverse, verificarle però sempre in funzione di se stessi. L'essere che si è principe, non può essere, non può venire, travolto, stravolto proprio da se stessi. Cambiare se stessi, quando ci si accorge che il sé nulla toglie, nulla ha bisogno di altro e di altri, quando si può rinunciare a tutto, quando si è veramente su una linea propria per la quale non occorre né sfruttare né adagiarsi, né che meno strofinarsi con altri o con altro, e non necessita di un cambiare, di un cambiamento. Semmai di una comprensione di questo sé e della vita in quanto proiezione magnifica, grandiosa, immensa, infinita, in ogni ambito, anche limitato e finito, di ciò, o meglio, di chi si è. Vabbè.